Ennesimo furto in villa, in 20 minuti portati via soldi e gioielli. Colpo veloce dei ladri a San Martino in Freddana, nemmeno l'allarme li ha fatti desistere. È partita da Piazza San Francesco la campagna elettorale del PD, renziani e bersaniani uniti sullo stesso cammino. Primo obiettivo, la questione lavoro. Ristorazione, si parli meno e si rivedano regole e tariffe. Confesercenti chiede un tavolo di confronto con il comune. Nottolini, il girone di andata si chiude con il record tie break. La Capannoresi, squadra italiana che ha giocato il più alto numero di 5 set. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione in apertura del nostro telegiornale. Questa sera la cronaca e andiamo a parlare nuovamente di un furto. Non si placa la criminalità in tutto il territorio della Piana Lucchese e dopo la violenta rapina messa a segno martedì ad un'abitazione di fronte a Porta Elisa nel pomeriggio di ieri, i ladri hanno svaligiato la villa di due commercianti di San Martino in Freddana. Sentiamo. Non se ne stavano con le mani in mano quando il nostro territorio era presidiato di numerosi posti di blocco in occasione della 3 giorni di controlli serrati disposti dal comando provinciale dell'arma dei carabinieri. E tantomeno le bande di criminali non agiscono quando il personale delle forze di polizia è tornato ad essere quello di sempre. La criminalità non conosce sosta o limite e l'escalation di furti e rapine non intende tirare il freno a mano sul nostro territorio. E così, dopo la brutale rapina messa a segno martedì sera da due uomini dell'Est ai danni di un insegnante in pensione, picchiata con ferocia per poco più di 1.000 euro nascosti in cassaforte, nel pomeriggio di mercoledì a chiamare i carabinieri per denunciare un furto è stata una famiglia di commercianti di San Martino in Freddana. In questo caso nella villa, sita lungo la via che conduce a Fiano di Pescaglia, non c'era nessuno e quindi fortunatamente non ci sono state aggressioni, ma i danni e la rabbia vi sono. I malviventi hanno messo a segno un vero e proprio raid e in meno di 20 minuti, dopo aver rotto la porta finestra con un estintore e incuranti dell'allarme collegato con il cellulare della figlia dei proprietari al momento in vacanza, sono riusciti a portare via soldi, gioielli ed effetti personali. Un colpo velocissimo, tanto che quando la figlia è arrivata all'abitazione non ha visto nessuna presenza, ma solo i segni di quanto fatto dai malviventi. Sul posto i carabinieri per tutte le indagini del caso. E adesso la politica, ci spostiamo nella sede del PD in piazza San Francesco, dove questa mattina ha preso il via la campagna elettorale del partito di Bersani. Presenti i due candidati al Senato e i vari amministratori del centro-sinistra lucchese. Sentiamo. Separati fino ad un mese e mezzo fa, ovvero fino al giorno delle primarie tra Matteo Renzi e Pierluigi Bersani, che hanno eletto come candidato premier il segretario nazionale del PD, oggi tutti riuniti nella stessa stanza, bersaniani e renziani, hanno annunciato l'inizio ufficiale della campagna del partito in vista delle politiche del 24 e 25 febbraio prossimi. Nella sede di Piazza San Francesco, nel centro del capoluogo, il segretario territoriale Patrizio Androcetti, i candidati lucchesi al Senato Andrea Marcucci e Maria Stella Dami, con al loro fianco Cecilia Carmassi della Segreteria Nazionale, il presidente della provincia e i sindaci assessori del partito, hanno così annunciato obiettivi, traguardi e volontà condivisi da tutti gli esponenti del PD. Al primo posto i sostenitori lucchesi di Bersani mettono la questione del lavoro e dello sviluppo economico. Il lavoro, affermano, è la prima condizione per far tendere una società verso una prospettiva di libertà ed uguaglianza, termini che rappresentano la base del Partito Democratico, che vuole combattere disoccupazione e precariato impegnandosi in un'autentica parità di genere, ridando forza e vita a quelle tante famiglie che oggi non hanno soldi per andare avanti. Il PD, poi, che si dichiara europeista convinto, punta sulla legalità, bandendo la corruzione e la mafia, punta sul rilanciare una sanità e una scuola pubblica cui tutti possono accedere, punta sul tutelare le donne, dicendo no alla violenza. Idee chiare e concrete che il partito porterà nelle piazze e nei circoli per sostenere anche i suoi due candidati lucchesi, Marcucci e Adami. Il PD in questo mese, che distanzia dal giorno delle elezioni, si farà promotore di diversi eventi e confronti anche con le associazioni e le categorie del territorio, perché l'obiettivo è solo uno, quello di vincere le elezioni.
e alla vigilia dello sciopero unitario nazionale del 25 gennaio, l'azienda ASL 2 di Lucca si difende dalle critiche avanzate da CGIL circa il mancato adeguamento ai contratti nazionali. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Non possiamo accettare che non vengano applicati i contratti nazionali, è quello che lamentava il segretario generale della CGIL Massimiliano Bindocci alla presentazione della giornata di mobilitazione unitaria che si terrà il 25 gennaio. Nel mirino delle critiche in particolare le due ASL lucchesi che non hanno riconosciuto l'adeguamento Istat alle cooperative sugli stipendi, chiedendo un taglio del 5%, una politica non conforme alle direttive del governo che non prevede tagli all'assistenza sociosanitaria. Inoltre Silvano Bocasso, rappresentante sindacale della cooperativa La Mano Amica e segretario provinciale CGIL con deleghe alla salute mentale e alla sicurezza sul lavoro, commenta: il decreto prevede un taglio del 10% sui costi, non sui servizi. Invece le ASL hanno deciso tagli lineari. Un conto è cercare di risparmiare e di ottimizzare le risorse, un altro minare alla base la garanzia dei servizi essenziali. Così, in merito a questa situazione di critica della sua condotta, l'azienda ASL 2 si difende. Entrando nel merito delle richieste avanzate dalle parti sociali, nell'incontro in prefettura dello scorso 14 gennaio, ha ribadito che le rimodulazioni dei servizi a seguito della spending review sono state concordate con le cooperative cercando di preservare il servizio rispetto ad una generica politica di taglio orizzontale. L'azienda ricorda che in quell'occasione si è inoltre impegnata a riconoscere l'adeguamento economico dei contratti collettivi nazionali a tutte le cooperative e che già nel mese di dicembre una parte di esse si è vista liquidare la somma prevista da tale incremento. L'azienda conclude sottolineando l'atteggiamento positivo e collaborativo assunto a fronte di queste problematiche. La condizione di disagio espressa dalle parti sociali, afferma, è legata ad una sempre più complessa e delicata situazione generale. Sistematicamente un massacro. E spostiamoci adesso all'ambito della ristorazione. Confesercenti ha lanciato un appello al comune perché si attui un tavolo di confronto. È tempo non più di parlare di aumento di sanzioni, ma di rivedere le regole e le tariffe. Sentiamo. Fisco, credito, lavoro, burocrazia. In tempo di candidature continuano le proposte. Questa volta a parlare è la categoria dei ristoratori Confesercenti che ha costituito 4 gruppi di lavoro su alcuni temi strategici. Il primo è quello delle tariffe, per cui secondo Confesercenti urge una rimodulazione, dal momento che per la ristorazione gli oneri della tassa sui rifiuti sono diventati, a seguito dei passaggi da Tarsu a TIA degli ultimi anni, insostenibili ed iniqui. Occorre riparametrare le tariffe per il settore, si legge in una nota, anche sulla base della effettiva produzione e del contributo alla raccolta. Non si può continuare a ragionare solo di aumento delle sanzioni. La seconda questione riguarda le regole che andrebbero riformulate in modo che il punto focale del settore non siano i metri quadri minimi per aprire una nuova attività, ma il rispetto di standard igienico-sanitari e strutturali. Servono a questo scopo norme precise, dichiara il presidente De Ranieri, oltre che l'obbligo di comunicare al consumatore e al turista il tipo di offerta presentata, dalle proposte di cucina espressa a piatti congelati. Terzo tema, arredi e decoro urbano, per cui si prospettano anche in questo ambito regole nuove e chiare. Con una precisazione, la categoria specifica per essere efficaci, queste ultime devono rispondere alle esigenze dei tempi e del consumatore turista che oggi vuole mangiare fuori. Delle regole quindi più in linea con il mercato. Sarebbe importante avere un regolamento nuovo prima dell'avvio della stagione, dichiara, ma non fatto solo di limiti, ma anche di opportunità. E infine eventi e promozione. Nonostante la crisi, afferma il presidente De Ranieri, la categoria è viva e intende affermare il proprio ruolo critico, ma anche propositivo. E vorremmo fosse viva la volontà di sponsorizzare certe iniziative, come quella dei Giovedì del Gusto, 6 settimane di offerte enogastronomiche e serate nei ristoranti. La categoria ha inoltre confermato la sua adesione convinta alla mobilitazione unitaria delle associazioni del prossimo 28 gennaio sui temi fondamentali per la sopravvivenza delle imprese come fisco, lavoro e burocrazia.
Il prefetto di Lucca, Giovanna Cagliostro, ha incontrato il presidente del Centro Nazionale per il Volontariato, Edoardo Patriarca. Nel corso dell'incontro si è parlato anche del prossimo Festival del Volontariato Villaggio Solidale, che si terrà a Lucca dall'11 al 14 aprile. E il prefetto ha garantito la massima collaborazione per la buona riuscita della manifestazione. E spostiamoci adesso al comune di Capannori, perché l'amministrazione del Ghingaro ha varato un'importante riorganizzazione dell'assetto comunale, in previsione nel corso di quest'anno una diminuzione, un taglio dei dirigenti da 9 a 5. Tutti i dettagli nel prossimo servizio di Giulia Maggi. La spending review è passata da Capannori. 400.000 euro i soldi che l'amministrazione del Ghingaro ha tolto dai capitoli di spesa dell'ente comunale per il 2013. Un'operazione di tagli dettata dalla normativa vigente, che si affianca ad un'operazione di razionalizzazione delle risorse comunque già avviata da tempo da parte del Comune. Stando ai dati, infatti, dal 2004 ad oggi sono stati risparmiati 1.500.000 euro per le spese di personale. Dal 1 gennaio i dirigenti sono passati da 9 a 5, 3 donne e 2 uomini, di cui uno nel ruolo di direttore segretario generale, proprio per mantenere standard alti dei servizi per la cittadinanza, con particolare attenzione ai lavori pubblici, alla scuola, al welfare e all'ambiente, settori vittime di tagli del governo. La riorganizzazione dell'ente ha quindi conferito nuove funzioni alla direzione generale, come tra le altre la gestione delle risorse in senso ampio, ha valorizzato le politiche di welfare coniugandole con le politiche educative e ha riconosciuto il ruolo di spicco della Polizia Municipale per la sicurezza dei cittadini. È stata inoltre considerata la qualità urbana in senso più ampio, intesa anche come fondamento dell'azione dell'ente, non solo relativamente alle opere pubbliche, ma anche come partecipazione alla vita della comunità in tutte le sue dinamiche. Sono stati poi potenziati gli uffici coinvolti nella redazione degli atti della programmazione urbanistica e dello sviluppo del tessuto operativo. La funzione relativa alla cultura e politiche giovanili è stata coniugata con quella degli studi e delle ricerche e degli affari generali. Restiamo adesso nel comune di Capannori, ma parliamo di edilizia scolastica e più a misura di bambino l'area esterna della scuola dell'infanzia di Lappato. Di recente l'amministrazione comunale ha infatti portato a termine l'opera di riqualificazione dello spazio antistante l'edificio. In particolare è stata ampliata, come vedete anche dalla foto, la superficie della pavimentazione in gomma colata realizzata con appositi materiali ad elevato drenaggio e bisognosa di una manutenzione minore. Questo intervento rientra nel piano di riqualificazione delle scuole messo a punto dall'amministrazione del Ghingaro nel corso del 2012. E parliamo adesso di cultura e formazione. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha finanziato un importante progetto che vede la scuola trasformarsi in una grande comunità virtuale. Vediamo di cosa si tratta nel nostro prossimo servizio. Rivoluzionare l'approccio didattico e di apprendimento, approccio che ancora ricalca schemi tradizionali, poco adatti all'evoluzione del sapere e delle esigenze della società moderna. A questo scopo la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sta costruendo una comunità sociodidattica. WIB è il nome del progetto, una denominazione evocativa perché le due sillabe rievocano nella pronuncia le parole inglesi WE e BE, suggerendo l'idea di comunità. Approfondire una lezione attraverso smartphone o tablet, fare i compiti consultando materiale didattico messo in rete dagli insegnanti, tenersi in contatto e dialogare con i propri compagni, come sui social network, un vero e proprio ecosistema di comunicazione nel quale tutti possono avere parte attiva, studenti e insegnanti, per favorire un ambiente di incontro orientato alla condivisione di contenuti e opinioni, al dialogo e all'impegno. Il progetto, spiega il presidente della Fondazione Arturo Lattanzi, è la risposta ai bisogni tecnologici del sistema scolastico, risposta che si è già tradotta nella fornitura a tutte le scuole della provincia. Attrezzature quali lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook di ultima generazione, che possono fornire un supporto e migliorare la modalità della didattica, dell'apprendimento e di gestione della conoscenza nell'universo scolastico provinciale. Al momento il progetto vede coinvolti oltre 50 istituti scolastici e circa 380 tra insegnanti e personale tecnico-amministrativo, per i quali la Fondazione ha programmato una serie di incontri di formazione, propedeutici alla gestione della nuova rete di comunicazione scolastica.
Il progetto è stato inoltre riconosciuto dall'Ufficio Scolastico Regionale, che lo ha già adottato e ha concesso il suo patrocinio all'iniziativa come possibile progetto sperimentale per tutto il sistema scolastico nazionale. E adesso la sigla e poi la nostra pagina sportiva. Ben ritrovati con la pagina sportiva in primo piano questa sera al volley femminile con la Nottolini che, chiuso il girone di andata, ora si godrà un sabato di riposo per poi tornare in campo il 2 febbraio contro il Cervia. Dopo 13 gare disputate e prossimi all'avvio della volata di ritorno, abbiamo fatto un bilancio su questa prima parte di campionato disputato dalle ragazze capannoresi con mister Sandro Beccheroni. Sentiamo. E la prima parte è andata, ora testa, cuore e grinta devono pensare solo al futuro. Con la partita contro Video Music, la Nottolini ha chiuso il girone di andata del campionato di Serie B2 Girone E. 13 partite, 3 vittorie e 10 sconfitte, di cui 8 al tie-break e 16 punti in classifica, che ad oggi significano salvezza. Noi sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato un campionato un po' di patimento, visto la squadra giovane che abbiamo, visto i tanti elementi che stiamo cercando di lanciare in questo campionato. Quindi posso dirmi soddisfatto, anche perché vi do una chicca: noi siamo la squadra in Italia che ha giocato il più alto numero di tie break, e questo non è tanto, è per sdrammatizzare un po' questa situazione di tie break infinito che noi giochiamo, ma questa cosa dimostra anche che siamo senz'altro nel campionato, riusciamo a stare in partita. Forse ancora ci manca qualcosina per chiudere le partite a nostro favore, però noi siamo l'unica squadra che ha levato un punto alla capolista, e poi con tutte le squadre di vertice abbiamo fatto 3-2, quindi il bilancio non può altro che essere positivo. Ci auguriamo che nel girone di ritorno ovviamente si possa fare ancora di più. Ora la testa va quindi al 2 di febbraio, quando nella gara casalinga contro Cervia prenderà il via il girone di ritorno. Niente mercato e niente cambiamenti, la Nottolini è pronta a centrare il suo obiettivo. Noi ci proponiamo di salvarci, credo che ci riusciremo, sappiamo che sarà dura, e le contendenti a questo punto saranno tutte agguerrite, perché ormai il campionato secondo me è finito, perché l'Ambra Cavallini con 12 punti, quindi si aprirà una corsa ai play-off. E in questa corsa playoff sicuramente, se noi facciamo la stessa qualità della prima parte del campionato, noi saremo una bomba innescata che potrà dar noia a tutti. Record italiano di tie-break conquistato, ora speriamo che il ritorno inizi come l'andata, ovvero con una vittoria. E dal volley al basket, la Final Four di Coppa Italia di basket femminile è adesso ufficiale, si giocherà a Lucca il 9 e 10 marzo. La FIZ, Federazione Danza Sportiva, ha rinunciato all'organizzazione del campionato toscano di danza a coppia, restituendo così il paratagliato e la disponibilità del comune, che lo ha assegnato al Basket Lemura per l'organizzazione della Final Four. Si chiude quindi una vicenda che aveva sollevato grandi polemiche, da segnalare però che l'evento del ballo il capoluogo lo ha perso perché non è stato possibile trovare un'altra data o un'altra sede. Tornando al basket, buona prova per le due biancorosse impegnate in nazionale, Francesca Dotto e Katrin Ress. Ieri, in occasione del match contro Chieti, le due giocatrici hanno segnato rispettivamente 13 e 5 punti. E per questa edizione è tutto, dopo di noi il meteo e poi la sigla di approfondimento giornaliero Parliamo Di. Vi ricordo che tutte le notizie le potete ritrovare sul nostro sito di lucca.it. Il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca è invece domani alle 12.50 con il notiziario Flash. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata.